nel campo della società ippica torinese a Nichelino sta per avere inizio la seconda manche, vedete già le immagini, la seconda manche della quarta prova di qualificazione del campionato italiano che, come sapete, ormai da diversi anni si svolge nell'arco di tutta la stagione, comprendendo una serie di Gran Premi d'Italia, ormai noti con questo nome, che si svolgono in varie parti d'Italia per arrivare poi a una finale che quest'anno sarà ai primi di ottobre alla Bagnaia. Dovremmo avere un collegamento anche sonoro con una postazione allestita lì a Nichelino con Caterina Magnozzi, che accanto a sé dovrebbe avere Guido Dominici. È così, Caterina, mi senti? Buonasera Michele. Buonasera anche a te, buonasera Guido. Abbiamo il primo ingresso in campo della seconda manche, quindi siamo stati tutto sommato abbastanza puntuali nel collegamento. Mi pare di vedere Ionella Ligresti. Ionella Ligresti è praticamente la manzone che apre questa seconda manche, alla quale partecipano 8 cavalieri, i migliori dei 31 che hanno preso il via nella prima manche. Ecco, diciamo subito che chi sono questi cavalieri. Io da Roma, visto che intanto da lì mi avete mandato tutto, allora abbiamo Ionella Ligresti, Emanuele Castellini, Giulio Riva e Filippo Mojerson e Filippo Rizzi con 4 penalità, e poi Massimiliano Baroni, Giorgio Nuti e Emilio Puricelli con 0, è così, no? Esatto, e la Ligresti entra per prima in virtù del più alto tempo realizzato nella prima manche. Cioè praticamente esattamente l'ordine inverso di quello che potrebbe essere la classifica in questo momento. Esatto. Siamo al secondo ostacolo, percorso di una certa difficoltà, medio, con qualche trucco oppure no, Caterina? Il percorso è molto importante dire che è stato messo dallo chef de piste svizzero Paul Weyer, che è uno dei grandi del mondo, è quello che metterà i percorsi ai campionati europei di San Gallo a settembre. E questo è buono, diciamo, è un modo per conoscerlo prima di San Gallo, insomma. Sicuramente. E ci ha spiegato che è un gran premio di ottimo livello e che lui ritiene alle altezze massime, semplicemente i larghi sono leggermente meno profondi rispetto a quelli di un gran premio internazionale. Comunque è un percorso decisamente importante e in particolare ci ha parlato di una linea di chiusura piuttosto difficile, che è quella composta dagli ostacoli 11, la gabbia numero 12 e l'ostacolo numero 13, che è quella che proprio Lionella sta per affrontando in questo momento. Ecco, e c'è da segnalare una cosa interessante che ci ha detto Weyer, che questa linea è praticamente lui l'ha proposta 2 anni fa nella finale della Coppa del Mondo a Del Mar negli Stati Uniti. E Lionella mi pare che ha concluso perfettamente il suo ascesa in campo della seconda manche, molto sì, bello il suo percorso. Netto, e il tempo è 71 e 72. 71 e 72 ai fini della classifica, poi dopo la seconda manche conterà il tempo della prima per chi non dovesse eventualmente partecipare al barraggio oppure no? No, conta il tempo della seconda. Con la seconda manche, per cui bisogna segnarsi questo 71 e 72 di Lionella Ligresti. Questo è Emanuele Castellini, già vincitore di una prova di questo campionato italiano, appunto, come dicevamo, si svolge durante tutto l'anno. Se non sbaglio la trova di Migliarino Pisano. No, di Migliarino, quelli di apertura, in sella però è Desire. Quindi non con lo stesso cavallo. Qui Emanuele in sella Castellini a Calettino, che è un tedesco di 10 anni. Emanuele Castellini, lo ricordiamo per i nostri appassionati ascoltatori, è uno dei pochissimi cavalieri veramente dilettanti rimasti nel mondo dell'equitazione. Castellini svolge un'attività durante l'anno, un'attività serissima, è un commercialista, il commercialista è Carli, Castellini è titolare di un'azienda, un industriale. Che è successo, Guido? Qua credo che il cavallo non abbia voluto partire sulla quarta falcata di galoppo, ha rimesso i piedi e chiaramente si è trovato un'incomprensione fra cavallo e cavaliere, oppure c'è proprio un problema secondo te di rapporto del cavallo con quell'ostacolo? No, credo che sia un'incomprensione. Cioè ha chiesto un tempo in più Castellini? Un tempo in meno, perché cavallo... questa è una linea in cui possiamo avere un'opzione. Ci sono 18,50 m fra il triplice e il verticale giallo e 24 metri lo stiamo, verticale lo giallo. Lo stiamo rivedendo, sì, non c'è dubbio. È esattamente come tu ci hai spiegato. Per fortuna che Castellini è riuscito a rimanere sulla groppa del cavallo. Comunque sarà penalizzato sia dal tempo che dalla volta che ha dovuto fare. Castellini prosegue, mi pare, sì, o si ritira? No, sta proseguendo bene, ha saltato bene la gabbia e il largo, il verticale adesso, rosso-nero.
siamo alla famosa finale, esatto. Direttura finale, composta da un doppia gabbia largo, verticale largo e poi da un verticale di tavole leggermente però non sull'asse, mi pare, vero? Esatto, un po' sulla curva già, arrivando nell'angolo, ed è stato molto penalizzante per molti cavalli nel primo giro. Diciamo una piccola cattiveria, insomma, tra virgolette. Sì, 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 un ostacolo quanto mai delicato, trattandosi di tavole appoggiate su dei ferri piatti, i cavalli a fine percorso sono un po', sia un po' stanchi sia un po' stressati dall'impegno che hanno subito durante Spiegava Paul Weyer che l'uso delle tavole è poco diffuso nel nostro paese e che invece lui è una, diciamo, è una delle sue caratteristiche dei suoi percorsi, quella di utilizzare anche due o tre ostacoli in cui vengono inserite le tavole. Allora adesso farò una domanda a Guido da esperto cavaliere dei nostri... Ti sembra giusto, perché delle tavole si dice anche che sono uno degli ostacoli in cui forse conta di più la fortuna, perché basta toccarle delle volte che cadono, oppure no? Ma è esattamente così, perché poi la tavola si appoggia ormai su dei ferri piatti, perciò è inevitabile, se si sfiora cade. E dato che ormai i percorsi hanno un livello veramente tecnico, allora si tende a mettere degli ostacoli più delicati di alcuni anni fa per provocare degli errori senza provocare delle lesioni o dei traumi a dei cavalli. Questo è il cavallo più giovane in campo, Michele. E Giulio Riva su Bronze Final, mi pare, no? Bronze Final, un cavallo irlandese di 8 anni che Riva monta solamente dal marzo scorso. Ha già fatto un quinto posto nel Gran Premio del Formula 2 qui a Nichelino e un undicesimo nel Gran Premio Italia di Migliarino Pisano. È un magnifico sauro, mi pare, da quello che riusciamo a vedere da qua, mi sembra un soggetto notevolissimo, no? Sì, soprattutto è molto giovane e lui l'ha comprato praticamente inizio stagione ed è alle prime prove importanti. Anche lui mi pare che sta arrivando sugli ultimi ostacoli del percorso, seguiamo questa doppia gabbia, abbiamo detto largo d'ingresso, verticale al centro, largo d'uscita, mi sembra affrontato con una grandissima disinvoltura. Molto bene. Percorso notevolissimo. Nel tempo di 70 e 14. Quindi già siamo in grado di fare un piccolo raffronto: 71 e 72 il tempo di Ionella Ligresti, 70 e 14 quello di Giulio Riva, che quindi passerebbe, diciamo, in testa una provvisoria, estremamente provvisoria classifica che possiamo, sì, cominciare a formare davanti a Leonella Ligresti ed Emanuele Castellini. Adesso dovrebbe essere il momento di Filippo Moyerson. Filippo Moyerson monta l'European Royal Intrigue, anche questo è un cavallo di 10 anni. Anche questo è un nome abbastanza nuovo, diciamo, nel circuito. Sì, lui lo monta da questo inverno, dopo che lo aveva, diciamo, avuto agli ordini per circa 3 mesi, quando il cavallo aveva 7 anni. Filippo è Moyerson, il cavallo con cui ha vinto la Potenza Piazza di Siena. E mi pare anche Filippo Moyerson il vincitore anche in un'altra prova del campionato italiano, quella di Cervia, no? Sì, con un altro cavallo, con Erago, irlandese. E Filippo, che è imprenditore nel campo dell'agricoltura, è sempre più occupato con questi, con un gruppo di cavalli davvero interessanti che adesso ha di nuovo in scuderia dopo un periodo un po' difficile. Adesso l'abbiamo rivisto infatti a Piazza di Siena, tutto sommato molto bene, c'è un errore però in questo che mi pare sia un falso largo da quello che si capisce. Sì, un falso largo di 1,40 1,45 per 1,10, sì, numero quindi 9. Quindi non molto profondo, diciamo. Siamo alla doppia gabbia finale, purtroppo c'è quell'errore, quindi Filippo comunque non è tra i primissimi e c'è un errore anche sull'ostacolo finale. Sì. Quindi sono due gli errori, il tempo 66,95. Sicuramente il tempo buonissimo, però con i due errori si mette fuori dai primissimi della lista. E adesso tocca a questo Filippo Rizzi che monta Menta. Mi dicevi che ci avevi parlato prima che cominciassimo questa telecronaca, Caterina. Un cavaliere piuttosto giovane dovremmo vedere adesso.
Lui è del 59, è soprattutto un allevatore, solitamente monta i cavalli del proprio allevamento. In questo caso invece è la Menta, che è una cavalla che è stata allevata da Roberta Rioldi e che è figlia di Bellivienne, una famosa cavalla che ha vinto diverse volte a Piazza di Siena, è una grande specialista delle categorie di potenza, delle categorie di velocità. E oltretutto figlia di questa Bellivienne ed anche di Joyeux d'Or, che è un cavallo che ha anche fatto le Olimpiadi di Los Angeles con Bruno Scolari. Lui la cavalla ha fatto un errore. C'è già un errore in questo primo verticale. Filippo Rizzi mi dicevi udinese, vero? Sì, udinese, monta presso il circo di Pino Fiurano, proprio ad Udine, e anche lui è un dilettante perché è un prenditore ed è commercializza prodotti termoidraulici, ci ha spiegato. Nelle riprese non si vede, c'è stato un errore, abbiamo sentito il rumore ma non si è visto cadere la barriera. Mi pare che sta prendendolo con molta grinta questo percorso. Sì, sì, sì. Probabilmente. Forse un pochino troppa. Ma sente forse che la cavalla è faticata anche, probabilmente il primo caldo, un percorso di una certa entità, la cavalla non è che abbia dell'esperienza così grande. Una difesa oppure c'è qualcosa? No, credo che abbia valutato meglio tirare fuori il cavallo dal salto perché c'era una distanza un po' imprecisa e c'è errore anche errore sull'elemento centrale, le tavole, vediamo le tavole finali, ci spiegava Weyer, c'è errore anche lì. La difficoltà di queste tavole è data proprio da un discorso di direzione, perché bisogna essere molto molto precisi per non arrivare nel punto non piano, praticamente bisogna prendere molto bene le misure prima, insomma. Soprattutto la direzione, una grande precisione. Qui è partito un po' grande, mi pare, vero Guido? Sì, è partito grande, il cavallo poi ha saltato nel punto più alto della tavola onda e ha fatto un errore. Anche quella è una piccola furbizia, riuscire a superarle nel punto in cui l'onda è bassa piuttosto che alta. Avere un'estrema padronanza della direzione. In quel senso la direzione è estremamente importante. Sì, è importante per il centro della doppia gabbia che per l'ultima tavola, per cercare proprio di scegliere il punto giusto per. E qui adesso entriamo nel vivo, diciamo nel clou di questa seconda manche, perché passiamo ai cavalieri che nella prima manche non hanno commesso errori e quindi accedono a questa seconda manche con un netto alle spalle. Questo è Massimiliano Baroni che monta Aidalou. Aidalou, un cavallo di 10 anni, belga, 0 penalità alla prima fase, appartiene alla scuderia. C'è un errore proprio al primo verticale. Verticale sul cancello, è il secondo errore che vediamo su questo verticale, c'è qualcosa di strano Guido? Ma è difficile valutare l'altezza della barriera perché sembra che sia il cancello, la barriera non si vede molto dato che è bianca come il cancello, perciò è sempre un ostacolo delicato, come e d'altronde ne troviamo parecchi in questo percorso. Questa questione dei colori che ogni tanto emerge, questi colori delle barriere tutto sommato sono molto importanti. Sì, ormai si gioca molto sui colori delle barriere nei percorsi. È una barriera molto colorata e molto visibile da parte del cavallo e quindi è più tutto sommato è un po' più facile da superare. Esatto, sì, il cavallo porta più attenzione sull'ostacolo colorato e chiaramente portando più attenzione avrà maggior reazione. C'è una cosa molto particolare da segnalare Michele ed è che 7 dei cavalieri che sono impegnati in questo Gran Premio stasera saranno in campo all'ippodromo di Stupinigi alla guida di altrettanti salchi, Puricelli, Moyerson, Nuti, Baroni, Giannini, Chiaudani e Diego De Rio. È stata organizzata una corsa espressamente per loro. Abbastanza singolare questa cosa. Mi pare che finisce con 4 penalità Baroni. 4 penalità Baroni, il tempo è 72-27. A questo punto, se non ci dovessero essere altri netti, tra quelli che hanno fatto netti, rientrerebbero in gara anche Ligresti e Riva, che con lo 0 della seconda manche e il 4 della prima, pure loro finiscono tutto sommato con 4 penalità. E questo è possibile perché il secondo percorso ha ancora 10 ostacoli e tutto sommato 10 ostacoli errorabili, perciò una minima disattenzione può provocare un errore. Questo, se non sbaglio, Caterina, è il colosso che abbiamo visto impegnato nella potenza a Roma. Di Piazza di Siena, esatto. Giorgio Nuti su Iglu.
Abbiamo in questa gara due dei cavalli che si sono classificati al primo posto ex aequo nella potenza di Roma, cioè quello che abbiamo visto di Filippo Meyerson, ed ecco ora Giorgio Nuti che monta questo iglu, che è un olandese di 12 anni. Che però doveva vedersela la Piazza di Siena contro un colosso che era un super colosso. Sì, ha fatto la sua figura comunque molto Giorgio bene, Nuti un rientro veramente alla grande quello di Giorgio Nuti, che ha finalmente trovato un plotoncino di cavalli interessanti e che hanno un grosso futuro. Un rientro in cui Hank Noren, il tecnico, sperava molto, mi pare, no? Sì, lui sì. Ne ha parlato in conferenza stampa con molta soddisfazione di questo ritorno di Giorgio Nuti, quindi evidentemente per lui era un elemento di punta tra i nostri sì, cavalieri. Tra l'altro Giorgio ha fatto un bellissimo percorso anche con Callao, con quello splendido grigio che ha, e l'ultimo ostacolo della prima manche, e quindi per pochissimo non è entrato con due cavalli in questa Guido, mi pare che sta facendo un percorso molto prudente Giorgio, vero? È un cavallo che non può avere una cadenza troppo accelerata, sta prendendo ogni chance dalla sua parte per ripetere il netto, tutto sta andando bene e spero che siamo alla doppia gabbia, è passato anche lui nella curva bassa dell'onda, quella di sinistra, in questo caso siamo all'ultimo ostacolo, passato benissimo. Bene. Adesso bisogna vedere se il tempo massimo 89,40, esatto. Il tempo di Giorgio Nuti, il tempo no, credo che sia buono il tempo, credo che sia 82. Quindi è un percorso netto e quindi diciamo che i due che avevamo citato prima, cioè Ligresti e Riva, che avevano fatto zero nella seconda marcia, a questo punto sono fuori perché c'è sì, un doppio netto. Abbiamo Riva che è secondo, Ligresti terzo, direi. E l'unica possibilità di un barrage è in Emilio Puricelli, che vedete inquadrato adesso, che monta SP Deca, che potrebbe fare un altro netto. In quel caso non c'è un problema di tempo, si va comunque al sì. Barrage per il primo posto. Emilio Puricelli. San Padrignano Deca, 8 anni, olandese, con il cavallo di Giulio Riva, il più giovane cavallo in campo. Quindi, in questa finale. Come al solito possiamo dire, un cavallo della scuderia di Muccioli alla fine di una manifestazione. Sì. Sono sempre cavalli evidentemente di grandissimo talento. Bene su questo primo, l'ha toccato ha però. Ha sfiorato col sì. Posteriore. Adesso Emilio dovrà riorganizzare bene le idee per cercare di finire. A questo punto converrebbe anche a lui fare un percorso prudente, perché quello che dove assolutamente non ha nessuna importanza il tempo se riesce a concludere sì, netto. Sì, è obbligatorio fare un percorso prudente, lo sta cercando di fare, tutto sta andando molto bene per Emilio. Bellissima questa inquadratura dal basso che ci propone Luciano Aveschi, queste inquadrature dal basso nelle gare a ostacoli sono sempre molto suggestive. E qui stiamo passando verso, tornando verso esatto. Gli ostacoli finali. Esatto, molto bene qua, e manca l'ultima linea, speriamo di avere un barrage. Largo d'ingresso, verticale al benissimo. Centro, curva bassa sulla destra dell'onda, benissimo. Siamo all'ultimo benissimo. Ostacolo. Ci siamo, e siamo abbiamo un barrage. Un barrage bene. Fra Giorgio Nuti e Emilio Puricelli, due doppinetti. Di questa Gran Premio d'Italia di Nichelino. Io a questo punto vi rimanderei allora al barrage, nel senso che adesso noi chiudiamo, ritorniamo con la linea qui allo studio di Roma e ci risentiamo non appena siamo pronti per fare un secondo collegamento. Grazie. Arrivederci, grazie. Equitazione. Allora per il commento cedo la linea a Michele Chialvo. E io vedo già inquadrati Giorgio Nuti e Emilio Puricelli, loro sono stati i protagonisti di questo barrage, il barrage è già finito, ma noi vogliamo lasciare ai nostri ascoltatori allora, il piacere della sorpresa e quindi finito il barrage. Adesso Caterina forse mi sente? Mi senti Caterina? Va bene, ci siamo collegati con c'è forse qualche problema sonoro, comunque io vedo Caterina con la cuffia, probabilmente tra qualche secondo andrà sì. Tutto meglio, mi senti tutto adesso posto, Caterina? Okay. Allora, è appena finito il barrage, abbiamo qui i due protagonisti e il programma è di farsi commentare l'un l'altro. Quindi ognuno commenta il suo percorso, dicevamo. No, facciamo il contrario, facciamo il contrario. Benissimo, ancora più divertente. Quindi prima entrare allora, Giorgio facciamo Nuti commentato da Emilio Puricelli e a seguire Puricelli commentato da Giorgio Nuti. Molto bene. Facciamo partire le immagini della registrazione. Puricelli che commenta il percorso di Giorgio Nuti su Igloo. Vai Emilio. Noi sentiamo abbastanza basso il volume qui in studio, non so se possiamo rimediare. Forza Giorgio, parti.
c'è forse ancora qualche problema di audio, comunque si riesce a sentire il percorso del barrage. Parte naturalmente già ottenuto in questo momento. Emilio, tu mi senti? Sì. Il percorso è diverso naturalmente da quello della seconda mancia. Sì, della seconda mancia sì. Uno, il primo il largo, due il verticalino bianco sul cancello. Partito bene Giorgio, non esagera nella velocità perché vuole fare netto, assicurarsi. Però non c'è riuscito, mi pare. Meno male. È qua di fianco, mi fa ridere. Comunque con un errore ha sempre la possibilità di... Sempre quel verticale sul cancello però, Sì. Che c'aveva di strano quell'ostacolo, Emilio? L'ho già chiesto a Guido. Un verticale bianco, leggero, dove i cavalli qualche volta sottovalutano un po'. Le barriere a vederle da qui sembravano quadrate, così? No, sono rotonde e anche molto leggere. Barriere piccole? Normali, però la dimensione più corta, 2,50 m, quasi 3, la barriera è più leggera del solito. Quindi un fronte stretto, diciamo? Sì. La gabbia, dove c'è errore, anche, errore sulla... anche alla tavola. Questo era l'elemento centrale della doppia gabbia. Sì, la doppia gabbia, gabbia è l'ultimo, l'alto verticale di tavole, che era forse uno dei più difficili che Giorgio supera bene. E qui c'è stato, quindi, ci sono stati due errori di Giorgio nel barrage. Esatto. In ogni caso i cavalli alla fine erano un po' stanchi perché hanno saltato la prima gara, la prima manche questa mattina, poi interrompere. Senti, le condizioni del terreno com'erano? Buone? Ottime, ottime. Il terreno, temperatura? Buone. Molto caldo? Abbastanza caldo perché è il primo giorno che fa caldo dopo tanti giorni. Passo la cuffia a Giorgio che... Sì. Grazie. Grazie. Questo è Emilio Puricelli che vedete già inquadrato alle nostre telecamere. Signori, Puricelli buongiorno. Monta. Ciao, ciao Giorgio. Come va? Bene? Bene, grazie. Tu stai bene? Sì, sì, bene. Senti Giorgio, questo è Emilio su San Patrignano De Ca. Sì, ma c'è poco da commentare perché tanto lui mi aveva già visto. Perciò volevo sapere solo da Emilio cosa aveva pensato dopo il secondo errore. Ma anche lui forse sarà curioso di sapere tu cosa pensi del suo percorso. Ma io l'ho visto in campo, adesso lo sto guardando alla televisione e anche lui se l'era presa comodo dato che la sua cavalla certamente è più veloce. Senti, che differenza c'è a vedere un ostacolo di fianco piuttosto che vederlo dalla sella del cavallo? Ma secondo il cavallo che uno ha, quando monto dei cavalli importanti mi piace vederlo sia da terra che vederlo prima. Che da cavallo. Comunque l'emozione penso che sia piuttosto diversa, no? Non sento più niente. Adesso avete sentito, cioè, noi ti sentiamo bene, non so se tu adesso mi senti. Poi Emilio ha continuato il suo percorso, tranquillo, era zero, perciò non aveva niente per preoccuparsi. Qui siamo c'è un errore anche sulle stesse tavole di Buricelli. C'è l'ultimo, me lo gioco, e lui ce l'ha passato. È saltato bene e ha vinto, complimenti Emilio. Molto bene, voi mi sentite da lì? Comunque, non mi sento. E questa sera ci ritroviamo all'ippodromo di Vinovo, e c'è questa corsa che il signor Bertero ha organizzato, e niente, ci troviamo in campo e spero di batterlo. Giorgio, adesso mi senti? Sì, sì. E questa corsa di questa sera, raccontacela un po', che fate? Ma niente, siamo andati a fare una prova. Tutti i ragazzi che fanno questa corsa credo che non hanno mai guidato, è stata la prima volta con la prova così e stasera ci troviamo in corsa. Tanto vediamo la classifica, Puricelli, Nuti, Riva, Ligresti e Baroni. Che tipo di corsa è? È una corsa normale, ma forse per questo è meglio che parli l'Emilio che è un po' più dentro nella parte corse al trotto, io non conosco molto. Emilio, Emilio non mi sente, ma... Lo passo. Va bene, perfetto, grazie. Sì, mi dica. Allora, allora questa corsa di questa sera, dicevo, che tipo di corsa fate? È una corsa regolare al trotto, è una categoria G, sono cavalli molto bravi, facili, perché per noi l'importante è che non succeda niente, poi che ci divertiamo gentilmente. Intanto Luciano Veschi ci sta facendo vedere le immagini della premiazione. Quindi tu passi alle redini lunghe praticamente sì, stasera? Sì, passiamo tutti insieme stasera alle redini lunghe perché verranno tutti a vedere, ci sarà un gran tifo, vediamo, ci divertiamo un po'. C'è il gioco anche, dobbiamo fare attenzione, non far arrabbiare i giocatori che punteranno su di noi. Grazie Emilio e auguri per questa sera, riprendiamo la linea dallo studio e ripasso la linea allo studio di Roma, grazie.